Lo spin quantistico descrive la cosiddetta rotazione intrinseca di una particella quantistica. Rispetto alla rotazione, diciamo, tradizionale dei corpi macroscopici, la rotazione quantistica, lo spin, ha delle proprietà peculiari. Perché se io considero un corpo macroscopico, quando è messo in rotazione, può, diciamo, ruotare in un modo qualunque, cioè anzitutto il corpo macroscopico ruota attorno ad un asse di simmetria, diciamo attorno ad un centro di massa, e poi le rotazioni di questo corpo possono essere di qualsiasi ordine, può ruotare lentamente, può ruotare velocemente, diciamo possiamo dargli noi una rotazione a piacere. Inoltre il corpo macroscopico è sostanzialmente costituito da una miriade di particelle microscopiche. E quindi la rotazione classica è un effetto, diciamo, di una infinità di particelle che ruotano attorno ad un centro di massa, attorno ad un asse, diciamo, di simmetria o di inerzia. Ovviamente, se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale ed a cliccare sulla campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati. La grandezza fisica che descrive la rotazione in fisica classica è il momento angolare, che si conserva, vi ricordo. Il momento angolare è una di quelle grandezze fisiche che, se non ci sono attriti, si conserva, cioè durante, diciamo, lo stato di evoluzione del sistema classico, rimane invariata, diciamo, rimane costante. Lo spin quantistico, invece, a differenza della rotazione tradizionale, è una rotazione che è quantizzata, cioè può assumere solo determinati valori, cioè io non posso avere uno spin che ruota lentamente, che ruota più velocemente, e così via. No, lo spin è proprio una caratteristica intrinseca ed è tipica di tutte le particelle quantistiche. Lo spin ci può portare ad una distinzione elementare, fondamentale, di due tipologie di particelle in meccanica quantistica, cioè diciamo nella natura, diciamo, che sono i fermioni ed i bosoni. Qual è la differenza tra queste due tipologie di particelle? I fermioni sono delle particelle che hanno la caratteristica di avere uno spin multiplo della costante di Planck fratto 2, mentre i bosoni hanno la caratteristica di avere uno spin che è un multiplo di h barrato. Questa distinzione ha delle caratteristiche peculiari, ad esempio, si scopre che quando noi prendiamo un fermione e andiamo ad analizzare la sua rotazione, quando il fermione compie una rotazione completa, compie un giro di 360 gradi, magicamente o in modo bizzarro, il suo stato inverte la sua posizione, diventa l'opposto dello stato che aveva in precedenza. Mentre il bosone, quando compie il suo spin, diciamo una rotazione completa, il suo stato permane, diciamo, per come era prima, non c'è questo scambio di stato del vettore di stato. Questa è una delle relazioni fondamentali tra fermioni e bosoni. I fermioni li conosciamo perché sono, diciamo, le particelle elementari della materia, ad esempio gli elettroni, ad esempio i neutroni, i protoni, questi sono tutti esempi di fermioni, mentre i bosoni, che sono il collante, diciamo, danno la vita alle forze, sono un esempio tipico di bosone, ad esempio il fotone, che è una particella, è un quanto, per così dire, di luce. Ora, per capire più da vicino che cos'è lo spin e come si descrive, diciamo, da un punto di vista matematico, cerchiamo di capirlo subito, attraverso il nostro, diciamo, mettiamoci in un contesto più algebrico. E cominciamo a definire il nostro spazio Hilbertiano, che è diciamo, l'insieme, lo spazio matematico in cui si ambienta una meccanica quantistica. Costruiamo una piccola meccanica quantistica per descrivere uno spin. Allora, il nostro spazio Hilbertiano sarà costituito da due stati. Lo stato che andrà a descrivere la rotazione
up, ad esempio questa qui, e lo stato che andrà a descrivere la rotazione down. Sono due rotazioni opposte, per così dire. Questo è lo spin up e questo è lo spin down. La dimensione di questo spazio di Hilbert ovviamente sarà proprio 2. Abbiamo due stati indipendenti, cioè indipendenti vuol dire che se io faccio il prodotto scalare del primo stato, possiamo indicare questi stati anche in un modo più semplice, con delle frecce in questo modo, di solito nei libri di meccanica quantistica le trovate indicate così, e quindi se facciamo il prodotto scalare di due stati che sono l'uno opposto all'altro, otteniamo, diciamo, 0, mentre se facciamo il prodotto scalare di due stati che sono lo stesso stato, naturalmente, otteniamo 1. Questo ci mostra che questi stati quantistici sono ortonormalizzati, cioè hanno tutti norma 1 e poi sono tutti ortogonali tra di loro. Ovviamente vi faccio osservare che nello spazio di Hilbert l'ortogonalità, diciamo, non sempre coincide, diciamo, a una descrizione che è quella di due vettori che formano un angolo di 90 gradi. Diciamo, nello spazio di Hilbert questa ortogonalità può avere un'interpretazione geometrica diversa, e nell'esempio quantistico l'interpretazione è proprio quella di due stati opposti. A questo punto, per capire come lo spin trova una rappresentazione molto, diciamo, intrigante in meccanica quantistica, analizziamo la cosiddetta sfera degli stati, o anche la sfera di Riemann. Che, come, diciamo, si definisce questa sfera di Riemann? Supponiamo di considerare il piano complesso, il piano di Hargand-Gauss, cioè lo spazio bidimensionale dei numeri complessi, e su questo spazio dei numeri complessi andiamo a posizionare una sfera immaginaria unitaria, di modo che l'equatore della sfera è proprio coincide con, diciamo, il piano complesso. E vedete, questa sfera, la sfera di Riemann, ha il polo nord, che vedete indicato qui, e il polo sud, che vedete indicato qui con S. Allora, quali sono questi punti? Cerchiamo di individuare questi punti sul piano complesso. Essendo il raggio della sfera unitario, allora questo punto sarà il punto 1, questo sarà il punto meno 1, questo sarà l'asse reale, evidentemente, questo qui sarà l'asse reale, e mentre l'asse immaginario è questo qui, vedete, questo qui è l'asse immaginario. Quindi questo punto sarà I e questo punto sarà meno I. Ovviamente qui c'è l'origine. Questa sfera di Riemann ha la proprietà straordinaria di descrivere tutto il piano complesso in essa. Cioè la sfera è proprio la rappresentazione, diciamo, in un modo diverso, del piano complesso. Com'è possibile questo concetto? Diciamo, com'è possibile trasformare il piano complesso nella sfera? È possibile attraverso un procedimento chiamato proiezione stereografica. Cioè, la proiezione stereografica consiste nel posizionarsi nel polo sud, qui, dove, diciamo, qui facciamo coincidere il punto all'infinito, cioè l'infinito, e far partire una semiretta da questo punto e incidere da qualche parte la sfera, ad esempio così. Evidentemente questa semiretta andrà ad intersecare il piano complesso in questo punto, ad esempio chiameremo Q, e poi ovviamente in un altro punto sulla sfera che sarà il punto Q', ad esempio. Questa corrispondenza del punto Q sul piano complesso di Hargand-Gauss, il piano C, ed il punto sulla sfera, è la nostra proiezione stereografica. Perché si decide di costruire la proiezione stereografica, diciamo, nel piano complesso? Cosa c'entra questo con lo spin? C'entra perché se noi consideriamo il nostro stato generico di spin, che possiamo indicare con la lettera psi, il nostro stato di spin generico, abbiamo visto, è una combinazione lineare
di coefficienti complessi, ovviamente possiamo indicare con z e w, ad esempio v per lo stato di spin up più z per lo stato di spin down. Ora, siccome nella meccanica quantistica prendere uno stato e moltiplicarlo per un numero reale, per un numero complesso, lascia invariato lo stato, perché si parla di raggi di stati quantistici, quello che conta, diciamo, in questa combinazione lineare di stati è sostanzialmente il rapporto tra i coefficienti v e z. Ora, il rapporto tra questi due numeri complessi, questi coefficienti v e z, è di nuovo un numero complesso che possiamo proprio indicare con q, cioè z fratto v è il nostro numero complesso. E questo numero complesso, dato dal rapporto di z fratto w, possiamo proprio indicarlo, possiamo farlo coincidere con la nostra proiezione stereografica. Proiezione stereografica che ha delle proprietà straordinarie, ad esempio ci consente di rappresentare il punto all'infinito, ci consente di costruire una funzione che conserva degli angoli, che conserva dei cerchi, tutte caratteristiche particolari. A questo punto ci chiediamo, ma questa sfera come può rappresentare il vettore di stato generico, cioè lo spin generico del nostro elettrone, la nostra particella quantistica? Semplicemente lo spin sarà, l'orientazione dello spin sarà proprio il vettore che diciamo sarà applicato nell'origine e andrà a puntare sul punto Q sulla nostra sfera di Riemann. Questo qui è lo spin. Quindi, per esempio, per capire un po' come funzionano le cose, il punto 1, questo punto 1 qui, quando Q è uguale ad 1, questo evidentemente vuol dire che nella nostra rappresentazione qui di rapporto di numeri complessi z coincide con w. E quindi se z coincide con w in questa rappresentazione, diciamo, come sovrapposizione, evidentemente lo stato che coincide al punto 1 è lo stato spin up più spin down, che evidentemente la nostra freccia sarà posizionata in questo modo. E quindi questo stato lo possiamo indicare con una notazione che è questa qui. Possiamo indicarlo così. Quando ad esempio invece lo stato di spin coincide ad esempio con il punto, questo ovviamente è il punto 0, coincide con il punto meno 1, vedete, quando Q è pari a meno 1, che cosa succede? Succede che evidentemente V è uguale a meno Z, quindi la rappresentazione come sovrapposizione degli stati sarà naturalmente spin up meno spin down. E quindi questo, siccome il vettore punta verso meno 1, possiamo indicarlo in questo modo. E così possiamo fare anche con gli altri stati. Possiamo farlo con lo stato coincidente, diciamo, quando Q è uguale ad I. Quando Q è uguale ad I, che cosa significa questo? Significa che se Q è uguale ad I, evidentemente la nostra rappresentazione qui degli stati è semplicemente questa. Spin up più i volte, ad esempio, spin down. E questo possiamo indicarlo, siccome la freccia punta verso entrante, per così dire, possiamo indicarlo con questa notazione. Ed infine, ovviamente, ci è rimasto lo stato coincidente allo spin meno i, che possiamo ad esempio indicare questo stato con spin meno i. Evidentemente il nostro q quando è pari a meno i, questo vuol dire semplicemente che la sovrapposizione sarà spin up
meno i volte spin down. E siccome la freccia è uscente, possiamo indicare questo stato in questo modo. Questa sfera di Riemann ci mostra anche una caratteristica molto importante, cioè che la sfera di Riemann, la sfera degli stati, è un modo, ci fa vedere come i numeri complessi poi non siano così astratti in meccanica quantistica. Perché, vedete, i numeri complessi in questo caso ci consentono di visualizzare proprio geometricamente, con l'ausilio di questa sfera, lo spin quantistico. Questa rappresentazione attraverso la sfera degli stati è proprio un modo per descrivere tutti i sistemi quantistici a doppio stato. E adesso c'è tantissima strada da fare ancora, e i video ti stanno aspettando.